È stata presentata questa mattina all'ospedale Santa Croce un nuovo modello altamente perfezionato di risonanza magnetica, un apparecchio diagnostico che produrrà immagini più definite, mettendo nelle condizioni i medici di meglio appurare lo stato di salute del paziente ed eventualmente individuare il suo male. Nel presentarlo, l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ha rivendicato alla giunta Acquaroli il merito di aver valorizzato il nosocomio fanese, che presto verrà dotato della nuova palazzina delle emergenze per un investimento di 23 milioni di euro e del nuovo hospice pediatrico per un investimento di altri 7 milioni di euro. Dopo la presentazione, a cui hanno partecipato politici e amministratori di tutti i livelli, gli intervenuti sono stati accompagnati nel reparto di radiologia, dove è stato mostrato il nuovo macchinario che si giova dell'intelligenza artificiale. Finalmente anche Fano avrà a disposizione una risonanza magnetica di alto livello, un Tesla e mezzo, altamente performante, dotata soprattutto degli ultimi aggiornamenti in termini, diciamo, di intelligenza artificiale. Finalmente anche presso la sede di Fano potremo eseguire delle prestazioni diagnostiche, soprattutto di risonanza magnetica, particolari, quale per esempio la cardio-RM, quale per esempio la risonanza magnetica nei pazienti disabili o anche la risonanza magnetica in sedazione, che attualmente poteva erogare solamente la sede di Pesaro. Si parlava anche di prestazioni pediatriche? Potremmo svolgere anche qui presso la sede di Fano, perché dotati appunto quindi di un nuovo macchinario molto più performante e anche più ampio, e soprattutto anche dei sistemi di monitoraggio che sono necessarie quindi durante le sedazioni. D'ora in avanti sarà possibile anche abbreviare i tempi per lo studio delle immagini. Riduciamo i tempi di acquisizione, pertanto il paziente non dovrà stare 40-50 minuti fermo sotto la macchina e immobile, ma durerà casomai 20 minuti, un quarto d'ora. Però per noi radiologi probabilmente ci sarà più lavoro da fare, perché le immagini sono molto di più e come tale quindi è anche il lavoro, cioè l'interpretazione sarà ancora un pochettino più complicata. Ecco. Questo si inquadra in un programma più vasto, immagino, di valorizzazione dell'ospedale di Fano, in quanto è un presidio importante per due vallate dell'entroterra. Sì, è un presidio molto importante per queste due vallate. Non facciamo guerra tra un ospedale e l'altro, ma cerchiamo di mettere le tecnologie moderne in entrambi gli ospedali. Per quanto riguarda Fano, oltre a queste nuove tecnologie che abbiamo messo, c'è in programma la realizzazione della palazzina per l'emergenza, e questo ci permetterà di mettere in sicurezza le sale operatorie, il pronto soccorso, tutti quelli che sono i livelli di alta intensità, compresa anche una struttura radiologica dedicata agli interni, e quindi ci potrebbe permettere di ridurre quella difficoltà che ci abbiamo di dare una risposta anche per i pazienti esterni riguardo agli esami radiologici. Ci sono novità anche per il personale, cioè per riempire questi nuovi contenitori? Allora, le novità dipendono dal fatto che noi abbiamo un tetto di spesa del personale, ma nel piano occupazionale che abbiamo inviato in regione per l'anno 2024 abbiamo previsto più di 50 unità mediche rispetto a quello che è lo scorso anno nelle varie discipline, quindi sia la radiologia prevalentemente, ma il pronto soccorso, quelle che sono la rete dell'emergenza, anche per internalizzare alcuni servizi che purtroppo sono stati dati all'esterno. Speriamo di trovarli. Abbiamo fatto 17 bandi a tempo indeterminato. Devo dire che nel complesso sono arrivate 355 domande, quindi speriamo di prendere nuovi medici.